Devo chiederti, ti ricordi qualcosa in particolare della tua adolescenza? Che periodo è stato? Guarda Stefano, noi abbiamo quasi la stessa età. Sì, siamo coetanei. Quindi tu come me sei un nostalgico del ventennio. Senso, che senso? Del ventennio? Anni 80 e 90. Ah, anni 80, cioè, sì, in quel, cioè, senso, quella, sì, quel di quel ventennio. Di quel, sì, ventennio, sì, no, sì. E quindi io ho elencato, sì, alcune cose che penso ci accomunino un po' tutti di una certa generazione, certo, la mia, la vostra. Anni 80-90, insomma, cose, che è nato a cavallo di quella. Sì, ma anche un po' prima, cose che magari i bambini di adesso non vivranno mai più, certo, perché sono cambiati i tempi, adesso ci siamo sono in i cellulari, un'epoca analogica, certo. Ci stanno, certo, i computer. E quindi volevo chiedere al maestro di fare una sottofusione un po', ma malinconica, ecco. Un po' malinconica, maestro. Sì, sottofonda. E allora magari molti si rispecchieranno in, certo, queste cose. Io l'ho chiamata in modo molto originale Noi che. Noi che. Noi che non avevamo i cellulari, ma dovevamo usare le cabine telefoniche col gettone, ti ricordi? Beh, beh. Noi che quando ci piaceva una canzone dovevamo sperare che la passassero in radio, se no non la potevamo sentire. Noi che quando ci piaceva una bambina a scuola le davamo un foglietto con scritto "Ti vuoi fidanzare con me?" Poi sbarrare, sì, cioè, no, sì, ti ricordi? Noi che quando chiedevamo ai nostri genitori di darci una sorellina, loro dicevano di sì a patto che noi assistessimo al concepimento come prima di noi nostro padre e prima di lui suo nonno, e così via. Questo, noi, non mi risulta, cioè forse è una cosa più tua personale, non credo. Sono gli anni 80, no? Noi che quando riavvolgevamo le audiocassette con la matita o con la penna, usavamo, sì, spesso. Sì, si usava, sì, ti ricordi? Sì. Noi che usavamo la gomma ottagonale per cancellare le, certo, scritte con l'inchiostro. Strappava sempre un po' il scritto. Noi che quando a scuola, in classe, non ci sapevamo comportare, Suor Carmen ci faceva chiudere dentro la cassapanca del dolore per 5 ore con un nastro che diffondeva in loop respiri affannati di cervi malati. No, quest'ultima. Questo no. No, quest'ultima qua. Cioè, le cose di prima, questa, sì. Questa di Suor Carmen, no, mi sa che è più, vabbè, una cosa... Vabbè, tu di che anno sei, però? No, 89. Eh beh, quello, no. Non ce l'hai, vabbè. Vabbè, forse più, vabbè. Però le cabine, il gettone te lo ricordi? Sì, 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 anche la cassetta. Noi che quando qualcuno ci diceva qualcosa di spiacevole rispondevamo con specchio riflesso. Sì, ti ricordo, quello, sì, quello, sì, quello, sì. Noi che quando giocavamo in cortile giocavamo sempre a nascondino, a ruba bandiera e al lupo mangiafrutta. Buono. Anche un 2-3 stella, questa l'aggiungo. Sì. Sì. Noi che quando vedevamo una foto di nostra nonna da giovani dicevamo che era tanto bella, ma meno bella di adesso, altrimenti ci immergeva il cranio in un bacile di brodo torbido, dicendo che la nostra fanciullezza era la prova concreta del suo sfiorire. No, questo... E questo ce lo diceva da fuori il bacile, noi da dentro sentivamo solo... No, quest'altra cosa no, è l'ultima che... Quella del nascondino. No, il fatto di tua nonna. Vabbè. Vabbè, cioè, alcune cosa mie, della magari tua. Alcune loro, sì, alcune, sì, mie, sì, magari una cosa mia. E vabbè, poi quando c'era ginnastica a scuola dovevamo portare la tuta. E questi sono i miei ricordi. Signori, i miei ricordi. I ricordi di Valerio Lombini. Qualcuno c'è. Luciano, prego, prendi tutto.